Andrea Bianchini, appassionato di cucina, in questo momento molto appassionato di cucina, ma di professione maître chocolatier e pasticcere. Sono stato coinvolto da Andrei e dallo staff delle Oblate per fare questo menù. Già per me fare un menù è una cosa abbastanza complicata, però ho deciso di divertirmi, di divertirmi e divertire un gruppo di amici. È un menù che, grazie a Andrei, abbiamo studiato un modo nuovo di utilizzo del caffè, più che nuovo, un modo diverso. Abbiamo pensato di utilizzare il caffè facendo delle preparazioni salate. Già questa non è una novità, però è una novità per me, ma la vera novità di questo menù sarà che sarà proposta al contrario. Partiremo con la tazzina del caffè, procederemo con il dolce e la sua salsa, mangeremo il secondo, quindi un hamburger di melanzane con impanatura di pane leggermente aromatizzata al caffè, e conseguentemente un riso mantecato con il mascarpone, un medaglione di cioccolato con sopra il caffè l'Etiopia, se non sbaglio, e per finire quello che sarebbe l'antipasto è invece un rotolino di burrata nella pasta fillo. All'interno della burrata ci saranno dei semi di fave di cacao e dell'olio al caffè. Questa è un pochino l'idea che ci è venuta in mente, speriamo bene. Io mi chiamo Marco Lombardi, ho creato un metodo associativo che si chiama cinegustologia, che serve a raccontare la tavola, quindi sia i piatti che i vini, in maniera diversa, invece di dire le solite cose che diciamo tutti quanti noi, e mi ci metto pure io perché sono critico in gastronomico per Gamberosso, di dirle in maniera uguale, in maniera diversa, quindi associandolo liberamente a dei film. Tutto questo capiterà venerdì sera all'interno del Pausa Caffè Festival, attraverso una cena dove ci sarà la cinegustologia, quindi tutti i piatti verranno raccontati in associazione a dei film di cui si vedranno dei brevi spezzoni, ma la cosa importante è che il protagonista della cena sarà il caffè ve lo troverete in tutte le salse, dal dolce all'antipasto, e poi capirete perché ho detto in quest'ordine. Forse ci sarà anche in tazzo, nei bicchieri, insomma caffè ovunque, come se piovesse, al posto del vino. E tutto questo, insomma, visto che parlare di caffè da solo non vuol dire nulla, ci sono un'infinità di caffè esattamente come i tè, come i vini, assaggeremo varie miscele di caffè inserite all'interno di piatti molto diversi uni dagli altri, e così si scoprirà insieme quali sono le differenze aromatiche, olfattive, eccetera, dei caffè, e tutto attraverso dell'associazione al cinema, quindi sarà una bella cena sicuramente. I piatti li ho già assaggiati, assicuro che sono molto interessanti.